Buongiorno amiche e buongiorno la ragazza che voleva vedere la fogliolina piena. Allora, questa è una fogliolina che non va ricoperta due volte, cioè non si deve fare prima il sotto pieno e poi fare il punto piano, piatto di sopra, quindi rilevato. È una fogliolina, la sto eseguendo con un filo moulinet a due capi e mi porto, dopo aver fermato il filo, mi porto in questo punto del disegno della fogliolina da sopra verso sotto e vado scendendo. Naturalmente i movimenti, la telecamera li noterà, i punti molto avvicinati, le renderanno la fogliolina molto piena. Verrà una lisca centrale che molte volte io lascio libera senza nessun punterba. Io naturalmente rallento molto i movimenti per farvi notare meglio. In genere io quando faccio il punto pieno o il punto pittura o qualsiasi altro punto in qualche fiore, inizio sempre dal centro, dall'alto verso il basso. Qua dovrebbe esserci un altro punto, ma poi vi faccio vedere quando lo farò quest'altro punto. Ora passo da questo lato e mi vado a portare sempre sopra. Vedete? Mi hanno chiesto questo qui vicino di fargli vedere questo cordoncino qui vicino, ma questo qui vicino non è cordoncino, è il punterba e troverete il video del punterba doppio. Questo è il punterba doppio, questo qui. Quando succede che la foglia è più arrotondata, invece di arrivare al punto fin qui,
dove dovrebbe arrivare. Fatelo al centro di questo. Naturalmente non si noterà perché si va a intersecare con l'altro punto che chiuderà dopo. Aspetta, vi faccio vedere. Questo era quello quando sono salita. Questo è l'altro punto che ho fatto qua dentro. Ecco. Sono andata un po' dentro al disegno della matita. In genere voi andate all'esterno, specialmente quando calcate con la carta carbone. Andate verso l'esterno con l'ago affinché non si veda neanche la matita e vi risulti un lavoro molto più pulito anche da consegnare senza lavato. Ecco, adesso guardate questo punto che io faccio, piccolissimo. Mi vado a posizionare al centro qui e ne faccio un altro da questo lato, come vi dicevo, così, e lo posiziono pure centrale. Dopodiché, toccando la foglia da sotto con il dito, mi vado a infilare dentro